22 reti, 3 gol soltanto subiti, 18 punti, il Napoli è la migliore squadra d'Europa, insomma è una grande soddisfazione. Sì, una soddisfazione stasera di aver vinto questa partita, era molto importante per noi, per la squadra, per recuperare questa sicurezza che abbiamo avuto durante le prime partite. Però peccato che abbiamo preso 2 gol e quello è il più difficile da capire, però lavoriamo su questo e vogliamo fare sempre meglio. Adesso c'è la Roma all'orizzonte, tu dicevi la vittoria vi è servita anche a recuperare sicurezza, no? La sicurezza che sembrava essersi smarrita un pochettino contro il Bologna, ma possiamo tranquillamente dire che è stato un incidente di percorso. Questo voi dovete giudicare, noi sappiamo che dobbiamo fare per giocare meglio, per avere più sicurezza. Abbiamo fatto bene stasera, peccato che abbiamo preso 2 gol, però spero che domenica non prendiamo gol e faremo tutto per questo. Ecco, un Napoli che si prepara a dire la sua anche nel prossimo anno, in campionato, in Europa League, per quanto riguarda la Coppa Italia, ecco, secondo te a gennaio, durante la sessione di mercato, c'è bisogno di qualche rinforzo oppure no? C'è qualche reparto che soffre di più? Questo non lo so, non devo giudicare o dire io, penso che abbiamo una buona rosa, siamo pronti per tutte le partite, però questo penso che lo deciderà il mister, il presidente, però noi giocatori sappiamo che dobbiamo fare. Ma io, a livello personale invece, cosa è successo? Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno con Benetti? Cosa ha cambiato non lo so, è la gente che deve dirmelo, però io ho parlato con il mister e faccio sempre tutto per non prendere gol, quest'anno funziona molto meglio, spero che andrà ancora meglio con il tempo, però il mister aiuta molto, i giocatori che da ultimo aiutano molto, quindi anche il mio secondo anno allora ho avuto un anno per imparare e quest'anno devo far vedere che sono fatto non più male niente. C'è una preferenza per il sorteggio lunedì? Sembra una mini Champions, no, ci sono tante squadre importantissime, anche quelle eliminate dalla Champions, quelle che si sono qualificate nella fase già alla fase a girone. No, non abbiamo preferenza, penso che sarà una partita molto difficile, la prossima faremo tutto per vincere, però una piccola squadra, penso che a questo punto non c'è piccola squadra e dobbiamo fare tutto per vincere, è più importante. Grazie.